cresciute mai le scale. Hai sempre preferito l'ascensore. Io non ci ho mai pensato a lavorare. Guadagni con la disoccupazione. Con l'aria della fabbrica sto male. Te l'ha certificato anche il dottore. M'hanno cacciato anche da casa mia. Hai l'obbligo di firma all'osteria. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do. Ma dimmelo un po'. Di giorno Barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre ubriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì, domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ha fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Di briscola, di scopa e ciabano. Hai perso, adesso tocca a te pagare. Dai, paga te, che dopo te li do. E sera su ritorna la Marietta. E finalmente mi riposo un po'. Per te fatica anche a far l'amore. Se mi addormento che colpa ne ho. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do. Ma di giorno Barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì, domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ha fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. La scenografia più conosciuta al mondo. Esatto, noi. Io qui vado a salutare un po' che non lo faccio, Michela Rapuzzi, che anni fa si fermò per circa 10 giorni per fare questo bellissimo dipinto. Questo è un dipinto. È veramente stupendo. L'unica scenografia al mondo, Rai e Mediaset compresi, non hanno un dipinto. Così. Giusto? Poi è bellissimo perché è tridimensionale, sembra davvero che puoi metterti dietro al balcone. No, ma poi guarda proprio la profondità, infatti, no? la profondità. Michael, la profondità del il pavimento prosegue proprio prosegue dentro. E se tu fai così, sembra che qua ti puoi mettere dietro, è bellissimo. È fantastico, quindi vabbè, grande. Sembra che possa appoggiarmi, guarda. Grande fantastico. Professionista delle belle arti di Genova, quindi vabbè. E questo è stato un bellissimo regalo che ha fatto a noi di Fisarmonicando. Giorgio Pezzoni, come sempre, con qualche anno in più. Vabbè, ma non sono lui, uno ha detto, uno! No, perché ha iniziato anche lui 10 anni qua a fare qua l'operatore di fisarmonica, esatto. Anche di più. Allora la più giovane sono io? Anche sì, di perché più. Michael ha iniziato ancora prima di me. Michael ha iniziato che era praticamente un ragazzino. Tu avevi 40 anni circa. Esatto, sì. E io nel frattempo sono andato in pensione. Beato te. Tu quando andrai in pensione, Stella? Ah, non lo so, non so neanche se la prenderò io la pensione.
Ma una domanda, che cioè, sapete che noi ci facciamo gli affari nostri qua, sì, qui, esatto, comunicando. Ma buonasera a tutti, buonasera siamo a tutti. In diretta, siamo con in tutta Italia, in tutto il nord Italia. Ma nel periodo storico, sì, è tutto in regola? Sì, 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 tutto in regola. Quindi proprio, Sì, sì. Ma io sono quindi già andata a informarmi, Impass e un po' di IMSS anche, sì, perché io ho anche lavorato. Ma hanno messo insieme? La commessa, sono già andata a vedere, ho più o meno già 22 anni di lavoro, più o meno. Quindi, però mi hanno detto che già con 22 anni dovrei prendere la minima, sì. Vedremo quando avrò... Altrimenti andrai a 105 se aspetti la, sì, massima. Sì, esatto, no, io invece anni e me la daranno magari a rate quando sarò... E invece io quest'anno festeggio i 45 anni proprio effettivi di IMSS e IMPAS anche, Sì, perché anche ho fatto unito, anche, ovviamente. Ho unito le cose perché ho svolto la professione di DJ, tecnico microfonista, e quindi ho preso, esatto, l'IMPAS, che è più alta, sai, rispetto all'IMSS, sapevi? Contributi IMPAS, scusate, i contributi IMPAS sono molto più alti rispetto a quelli dell'IMS. Davvero? Sì, sì. Ah, beh, meno male, ho lavorato più con l'IMPAS che con l'IMS. 3335339936, eravamo un attimo a casa nostra e vabbè, adesso ci faremo anche divano, un caffè. E comunque, vabbè, lo sapete che noi siamo fatti così e ormai... E ormai ci conoscete, chi ci cambia? Comunque dai, abbiamo in due 67 anni di contributi. Esatto, quindi possiamo prendere più che la minima in due. Ma perché non ci parliamo? Andiamo con la musica, che state aspettando quella, vero? Non le nostre chiacchiere. Antonio Saracino con un bellissimo valzer, con Melodioso. Poi ci sarà la mitica, ho detto, ma non è vero, ci sono io, Claudia Pozzi con Ho Camminato. E poi Davide Salvi con una bellissima mazurka, La Zanzara. Ti fai complimenti da sola. Mi sono fatti i complimenti. Saluto la mia amica Cristina che ha trovato il moroso. Ciao Cri, sì, ho visto. Era ora. Ho visto, era visto. Ora. Complimenti Cri. Ciao. Alla grande. Ciao. Thank you.
vedevo te. Mi sei tornato ad ogni passo, qui davanti agli occhi, in fondo a questi occhi, sempre di più, ancora tu.
Disarmonicando. E la Cristina, stavo dicendo, finalmente. Finalmente era ora. Era ora, Cri. Dai, convoleremo a nozze fra poco. Complimenti, comunque un bellissimo ragazzo. Un bello metto. Un bello metto, metto. Sì, aspettato veramente. Un po' quando sente il programma per caso, vedi. Saluto anche tutti, mi sono dimenticato in questo momento. Andiamo in streaming in tutto il mondo. Quindi tutti gli amici, uno a caso, che vive in Inghilterra. Esatto, salutiamo Leonardo, ciao, un grande bacione. Mua! Hai visto che Marco è in forma, eh? Alla grande. Sì, alla grande. Ogni settimana. Grande poeta. Ogni settimana meglio, chi vuole capire capisca. Quindi sì. Guarda, è una persona molto, molto di cuore, una persona speciale. Noi ci scriviamo su Messenger, lui addirittura non ha mai chiesto il telefono, io lui logicamente non l'ho. Però mi manda i messaggi, mi chiede come sta la famiglia, come stai tu, come sta Matteo, si interessa molto della storia di Matteo. E io qualche volta mi confido anche un pochino, perché beh, è una bello. Persona che mi dà sicurezza, guarda. Ma guarda, non sono frasi fatte, spesso in, in un rapporto di amicizia ci si confida in certi momenti molto di più con un amico. E con un'amica, ma sì, è vero? È un amico, rispetto, diciamo, virtuale, magari perché... al compagno, cioè certe piccole cose, sì, ma è bello perché l'amicizia magari sei un po' giù di morale, magari oggi com'è andata, ci abbiamo un'immagine. Ma è successo anche noi di raccontarci alcune volte, certo, no? È vero, certo. Però non ci conosciamo, ma pure è nata una bella amicizia. Infatti quando mi scrivi messaggi li leggo anche a Giorgio, guarda come che mi ha scritto. Ma no, ma poi quando io credo nell'amicizia molto... tra uomo e donna, molti dicono che non può esistere l'amicizia tra uomo e donna. Ma non è vero. Secondo me può esistere se nessuno dei due ha altri interessi. Esatto, cioè, certo, però può esistere. Può esistere. E beh, guarda, noi due, scusa, noi... tu hai interesse? Beh, insomma, quando avevo 10 anni in meno, magari... Ma allora un po' no, adesso che interesse voi, ormai sono belle che andate. Oh, ma che ti frega, è una scusa, no? Essere. È una scusa. Vai, vai. Ciao, Giorgio! Daniele Donadelli con grande, la polca, la bolognese, poi c'è la grande Sabrina Musiani con una bellissima cumbia che è un medley di Caterina Caselli, e poi c'è Gianni Della Vecchia con Tango di Fuoco. Però insomma un po' di interesse ancora. Se... Thank you.
insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te le tenerezze che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua. Chi se ne va, che male fa? Lo trascino negli occhi, dei tormenti d'acqua chiara, dove io verrò. Io cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. E quando andrò devi sorridermi se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Finisce qua. Chi se ne va, che male fa? Diceva le cose che dici tu, aveva gli stessi occhi che hai tu. Mi avevi abbandonata ed io mi son trovata a un tratto già abbracciata a lui. Perdono, 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 io soffro più ancora di te. Perdono, 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 il male l'ho fatto più a me. A volte piangendo non vedi più, da come ha sorriso sembravi tu. Di notte molto strano, ma il fuoco di un cerino ti sembra il sole che non hai. Perdono, 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 io soffro più ancora di te. Perdono, 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 il male l'ho fatto più a me. Perdono, 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 io soffro più ancora.
Fisarmonicando. I nostri discorsi dietro le quinte, come sempre. Oh, allora, io ogni tanto mi dimentico, ma costruisco fisarmoniche. Esatto. Sì, lo sapete che io non mi pubblicizzo proprio zero. Centro di accordatura, produzione fisarmoniche, ma stiamo spingendo tantissimo il centro di accordatura. Esatto. Riparazioni e restauri, perché a Stradella siamo rimasti in pochissimi. Io e Luca vi aspettiamo nella ditta S. Lucchini. Qualsiasi tipo di riparazione, qualsiasi logo, qualsiasi marca, perché noi fondamentalmente abbiamo lavorato per tutte le aziende stradelline, naturalmente c'è ancora la Baimarco, questo è innegabile. Quindi vi aspettiamo in via Martiri Partigiani 34, io e Luca, la famiglia aumentata, due professionisti invece di uno, ok? Bellissimi. Ok. Ok. Allora andiamo... No, le datine. Che ah, le datine, detto, sì, le datine. Allora vi raccomando, il grande appuntamento che ci sarà al 6 di novembre al Sandalo Cinese, 6 che è un sabato, Sandalo Cinese con l'orchestra Giorgio Villani e il grande Omar Codazzi. Poi vi ricordo anche il 13 novembre, sempre di sabato, a Castelvetro Piacentino, sempre con Omar, orchestra Giorgio Villani al Miss Nedi. E poi ve ne ricordo un'altra. Il 20 novembre, sempre di sabato, perché per adesso facciamo i sabato, meno male, saremo al Ginger di Ziano Piacentino con l'orchestra Giorgio Villani. E vi ricordo l'ultima data di fine mese, il 27 di sabato alla Peschiera di Valdengo, dall'amico Cicci, con l'orchestra Giorgio Villani. Quindi si ricorda, beh, il sabato. Così, ne è uscito, il sabato, vabbè, accontentiamoci ragazzi, non c'erano neanche quelli prima. Vabbè, dai, l'importante è anche perché comunque i gestori, secondo anche me... Anche perché te l'ho detto, i locali non hanno aperto tutti. No. Beh, perché... non dimentichiamoci che molti hanno chiuso, purtroppo. Esatto. Quindi già c'è stata esatto. Una bella selezione. Purtroppo sì. E non hanno aperto tutti e quindi tanti stanno aspettando almeno il 75%. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, purtroppo i locali che hanno capienza minore cosa fanno con il 50%? Beh, no, che hanno 200, no, non possono. 200 persone vanno con 100 persone. Con no, no, beh, no, non e sarebbe... poi lo sai che 100 persone non ci arrivano. La matematica non è un'opinione, no, quindi infatti, non... Quindi o fai è pagare molto... un biglietto 50 euro e quindi fai in caso, esatto. ma penso che 50 euro non, non è un concerto di... no, no, certo, Sandolo Cinese invece che è un locale che ha una capienza, io lo so per certo, sì, vabbè, di 990 poltrone, 990, esatto. Quindi avrà 450 persone. Ecco, che riescono, insomma. Che possono entrare. Ecco, che riescono a entrare. È una chitarra che suona. Una chitarra, chitarra suona più piano. Magari, aspetta che... Magari un messaggino? Ma lo vuoi fare dopo? Io vado con la musica. Magari un... Ah, Giuseppe da Mantova, guarda, Giuseppe da Mantova, esattamente da Asolo, in provincia di Mantova, ci saluta e ci fa i complimenti. Ciao Giuseppe, un grande Giuseppino, vai. Andiamo con la musica, Paolo Bertoli, cumbia con Arabesca, poi ci sarà Ketty con Viva, con La Locanda e poi vi aspetta anche la pubblicità. Grande Ketty, mi spiace non vederla più sui parchi, sinceramente, mi spiace tantissimo. Un peccato. Peccato, sì.
cavalieri e ogni terra aveva un re con la sua regina, con la sua regina. Si danzava alla luna e primavera con i principi a mirar. Dame cavalieri, dame cavalieri, là tra le case e il mar c'era un regno per chi non era un conte nemmeno un re. Era la locanda di Maria dove si cantava viva l'amor. Era la locanda sulla via che portava un mondo senza dolore. Era la locanda di Maria dove si brindava al tempo che va. Ogni sua parola era magia, regalava a tutti felicità. Bianca con il sole che la baciava fino a tramontar. Era la locanda di Maria dove si cantava viva l'amor. Era la locanda sulla via di chi aveva un sogno vero nel cuore. Era tempo di fate e di scudieri e ogni terra aveva un re con il suo castello, con il suo castello. E alla festa del sole a primavera si danzava innanzi al re. Dame cavalieri, dame cavalieri, là tra le case e il mare c'era un regno per chi non era un conte nemmeno un re. Era la locanda di Maria dove si cantava viva l'amor. Era la locanda sulla via che portava un mondo senza dolore. Era la locanda di Maria dove si brindava al tempo che va. Ogni sua parola era magia, regalava a tutti felicità. Bianca con il sole che la baciava fino a tramontar. Era la locanda di Maria dove si cantava viva l'amore. Era la locanda sulla via di chi aveva un sogno vero nel cuore. Bianca con il sole che la baciava fino a tramontar. Era la locanda di dove si brindava al tempo che va. Ogni sua parola era magia, regalava a tutti felicità. Era la locanda di Maria dove si cantava viva l'amor. Era la locanda sulla via di chi aveva un sogno vero nel cuore. Questa era la storia di Maria e la sua locanda al tempo dei re. Disarmonicando. Domenica mattina e parla in tutte le lingue del mondo da strada. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli, da ascoltare e da suonare, sono disponibili presso By Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34, a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. Emanuele Rastelli presenta Ballo di classe. 14 meravigliosi brani composti ed eseguiti dal due volte campione del mondo di fisarmonica Emanuele Rastelli. Ballo di classe.
Produzione SA Project by Marco Fisarmoniche. SA Project. Edizioni musicali. Produzioni discografiche. Videoclip. Distribuzione digitale. Duplicazione CD, DVD, chiavetto USB e vinili. Per info e preventivi, info@saproject.net oppure 348 3541 865. SA Project. Dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica. La fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno. Semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato. Festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Dai, guarda Cintilù, con Fisarmonicando. Ci scusiamo col nostro regista, ha ragione. Il regista ragione, sempre, perché noi facciamo un programma, non pensiamo alla gente che lavora. È vero. Abbiamo i cellulari accesi, interferenze a destra e manco nell'audio, quindi... Perdono Michael. Se sentite qualche vas in giro... è colpa nostra. È colpa nostra, sono i nostri cellulari, purtroppo va bene. Faremo più. Allora, formazione, ho saputo che... purtroppo il nostro amico Lorenzo ha fatto una scelta, possiamo lavorativa, dirlo, no? Perché sì, è mio figlio adottivo, ha fatto una scelta lavorativa e quindi lo ringraziamo, cioè semplifichiamo il tutto. Ma no, grazie di cuore, grazie di per cuore, essere Lori. Stati con l'orchestra Giorgio Villani, con noi, io e Giorgio ti ringraziamo di cuore. Sei stato un bambinone. Un bambinone, abbiamo passato delle bellissime serate insieme, ci siamo divertiti e speriamo che tutto ti vada alla grande. Sì, perché lo meriti, perché sei una bella persona. Esatto. Saluto tanto anche la sua famiglia, che sono due genitori che sono veramente splendidi, e anche il fratello. Sì, in bocca al lupo Lori per la tua professione, sei unico. Ma tanto ci viene a trovare. Sì, ma sei unico. È unico, Lori. Diamo in musica. Marino Salvetti con un live con Chimere. Chimere, tutto del ci vivo. Ci saranno le mondine con Tradizioni. E Maurizio Russo con Invidia, non capisco. Indianapolis. Sai quella delle mani? Sì. We'll be right back.
costumi son dell'uomo proprietà. I vecchi ai figli raccontavano la vita, storie e canzoni rimanevano nel cuore. E come allora, meglio sarebbe se non ti avessi amato. Sapevo il credo ed ora l'ho scordato, pur non sapendo più l'ave Maria, come potrò salvare l'anima mia. Le tradizioni non bisogna mai scordare, della nostra società. Passano gli anni, si rinnovano i ricordi, quando è la festa di paesi e di città. E come allora, quel vaso lì di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna, che vada bene, che non si bagna, che lo voglio regalare. Vada bene, che non si bagna, che lo voglio regalare. Le tradizioni, storie dell'umanità, van ritornare ad un tempo, un'altra età. Frasi e proverbi che appartengono al passato, ma ancora adesso alla loro validità. E come allora, belle grinche della Roma, con le scarpe rotte e pie di Roselva, belle grinche vien da Roma, con le scarpe rotte e pie. Amor, dammi quel fazzolettino, amor, dammi quel fazzolettino, amor, dammi quel fazzolettino, vado alla fonte, lo vado a lavar. Amor, dammi quel fazzolettino, vado alla fonte, lo vado a lavar. E l'allegria è la vienda ai giovani, e l'allegria è la vienda ai giovani, e l'allegria è la vienda ai giovani, e non dai veci, non dai veci marinà. E l'allegria è la vienda ai giovani, e l'allegria è la vienda ai giovani, e l'allegria è la vienda ai giovani, e non dai veci, non dai veci marinà. We'll be right back.
Fisarmonicando vi aspetta ogni sabato e martedì alle 21.05 con i migliori fisarmonicisti italiani, le migliori orchestre anni 60, 70, 80. Conducono in studio by Marco e Claudia Pozzi. Fisarmonicando, dal 2004 un'esclusiva Telecity, ogni sabato e martedì alle 21.05. I CD, allora li chiamate. Ah, sì, dai, ricorda, li chiamate. Beh, sono sei CD, sono sei, eh. Ne vedete cinque, ma sono sei. Ma no, sono sei. Quattro, scusate. Ne vedete quattro. Perché? Faccio il mago ronzo. Sono quattro. Quattro, come ma il mago sono? Ronzo. Sei. Sei. Abracadabra. Abracadabra. Perché? Perché? Giorgio, vai sui CD. Non capisce una mazza la gente. Vai, vai. Non capisce niente. Vai, vai. Perché questo è doppio, che è quello di Giorgio, e poi c'è anche quello più avanti, che è doppio quello che canto io. Comunque sono quattro, tre, praticamente tre CD di Giorgio Villani con le sue grandissime, grandissimi successi. Comunque sono quattro, ma sei. Tutto a 50, avrà capito qualcosa? Tutto a 50 perché son euro. Tre, perché sono tre quelli di Giorgio? No, sono quattro. Tu hai detto uno, tre. Due, tre. Ah sì, vabbè, la allora, matematica. Allora, semplifichiamo, perché sennò, allora, sono sei CD. Tre perché uno è doppio. Amo. Chiamate questo numero, 50 euro ve li spediamo a casa, ok? Facciamo prima. Comunque esatto. Sono sei. 4 di Giorgio più 2 doppi. Che casinisti. Va bene. Li vedete qui comunque. Sì, li vedete qui, ma secondo me non avete capito nulla. Comunque sono questi, comprateli e chiamate. Chiamate te, poi sì, fai. Sì, poi vi passo il numero del centralino, va bene. Hanno capito tutto. Tutto, sì. È tutto. Una televendita proprio di quelle alla Vanna Marchi. Ma magari funziona. Sì, perché vabbè. Avendo detto tutto così, magari sì, sì, sono l'importante stati è il numero. Esatto, l'importante è il numero. Vai, vai. Andiamo con la... Con la 3, musica. 4, Deborah Sbarra, non ce la faccio più. 3 di Giorgio più 2, no, guarda che sono 4, però 2 doppi. Deborah Sbarra, sei zitto, una bellissima mazurka, la sfiziosa. Roberta Cappelletti con un brano storico che è Polvere. Mamma poi ci mia. Saranno i fratelli Monti con le due Fiesel, ovviamente, con Cavallina. Thank you.
mai lasciata sola in compagnia del mio dolore. Polvere e nient'altro che polvere, ecco soltanto che cosa rimane di questo amore. Le labbra frementi di baci tremanti che amavo di più. Ancora le cerco, ancora le voglio, ma dove sei tu? Solamente la polvere ed il cielo nell'anima è tutto quanto mi resta d'un sogno che più non c'è. La scena è vuota, la commedia è finita, follemente tuo amato t'ho dato la vita, ora tu la togli a me. Polvere e nient'altro che polvere. Tremanti che amavo di più. Ancora le cerco, ancora le voglio, ma dove sei tu?
Cintilù, con Fisarmonicando. Beh, cos'è l'ultimo blocco? Sì, sì. Sto ancora ridendo. Ah, una cosa, sono già arrivate 12 telefonate per 12, i CD. Sì, per sì, i CD, sì. Perché sì, avete capito tutto, sì, dite sì, la verità, sì, e sono sì, stata sì, molto chiara. Sì, eh? Sì, no, no, perché il signore mi fa, mi dai 4 CD di Claudia, quelli cantati, e i 3 CD, e 2 di Giorgio. Giorgio. Sì. 3 ho detto. E l'altra, i 3 CD quanto costano? 20 euro? O 15. No, ma così li incasiniamo ancora di più, Marco. No, no, dai, 50 euro tutti e 6, dai. Dai, tutti e 6, dai, dai, dai. Chiamate il 333-5339-936. Mi raccomando, siamo giunti già alla fine della quarta puntata. Quarta, sì, sì, siamo la quarta, alla fine. Con la simpatia. Vabbè, no, abbiamo ancora, abbiamo i saluti, vengono dopo. Sì, ma c'è ancora... Ci sono ancora 2 brani. Doppi o singoli? Doppi. Non sono doppi. La matematica, 1, 2. Non due. Sono doppi questi, no? No, sono 2. A quanto? E poi ci sono questi i saluti. Due qua, a quanto li vendi? Questi qua li vendo a 30 euro. Vai, dai. Stefano Tubanti, con grande richiesta, con Pietro Ritorna. Ci mancava Pietro mia, che tornava, siamo a posto. Rossella Ferrari con l'ultimo dei grande, Moicani. Grande, grande professionista Rossella. Grande, sì. Thank you.
Fisarmonicando vi aspetta ogni sabato e martedì alle 21.05 con i migliori fisarmonicisti italiani. Le migliori orchestre anni 60, 70, 80. Conducono in studio by Marco e Claudia Pozzi. Fisarmonicando, dal 2004 un'esclusiva Telecity, ogni sabato e martedì alle 21.05. Bene, bene, ridendo e scherzando, soprattutto in questa puntata, ne abbiamo combinate un po' di tutte. Vabbè, ma va bene così, va bene così. Ci divertiamo anche noi almeno, spero dai. Che voi a casa vi divertiate un anche po' voi, un po' con noi. Dite, ma questi due allegria. Qua cosa stanno combinando? Perché sai, c'è tutta gente seria, ho visto dei colleghi tutti con la cravattina, il farfallino, sembra dei pinguini. Il farfallino vorrei vedere. Dei pinguini, vabbè, vabbè, però loro sono professionali, noi no. Noi no. Che sembra dei pinguini, invece se accendo la televisione vedono noi, dicono ma questi qua, cosa stanno vestiti facendo? Da ginnastica. Stanno facendo la trasmissione cosa di sta facendo? Fitness. Sì, sì. Vabbè. Con Giorgio Pezzoni come sempre, Michael Cagiada, cedo i saluti alla mia compagna d'avventura, dolce metà, dolce Claudia, metà. Claudia, metà professionale, perché se fosse metà anche nell'altra cosa sono rovinato, ho già l'altra, due non ce la faccio sicuramente, la dolce professionale la Claudia. E allora cosa dire, vi mando sempre il mio solito grande abbraccio, il mio grande bacione, ci vediamo alla prossima puntata con tutto lo staff, by Marco e Claudia, ciao, un bacione! Fisarmonicando. Marina s'alza presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina. Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, son sempre tra l'incudine e il martello. Ma poi tu sei spuntata alla finestra, oh mamma, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Mi prepara anche la cena, e poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu mi hai fatto la minestra, mi hai detto mangio salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. In cucina vinci sempre tu, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Sappiamo cos'è l'amor. Filomena non ci amiamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra.
noi sappiamo cos'è l'amore.